Questa mattina finalmente sono iniziate le vaccinazioni per gli ospiti e per il personale del CARSIC. Il direttore sanitario della struttura, Antonio Ventrone, parla di giornata storica per l'istituto di Venafro. Sì, è un momento di speranza, oserei dire, di grande felicità, perché giustamente avevamo più volte sollecitato gli organi sia regionali sia i colleghi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, però giustamente nell'ambito della collaborazione attualmente, proprio in questo momento, sono molto contento, sono venuti i colleghi ai fini della vaccinazione anti-Covid, che si svolgerà, come d'accordo con i colleghi, in un paio di volte per i nostri ospiti, che sono al momento 108 persone ricoverate. Quindi loro faranno due tranche, quindi una prima tranche stamattina e probabilmente già domani possiamo esaurire la prima somministrazione del vaccino anti-Covid. Le vaccinazioni per i 108 pazienti del CARSIC sono fondamentali. Parliamo di persone particolarmente vulnerabili, non autonome, con uno stato di salute precario. Peraltro, all'interno della struttura, proprio per le peculiarità delle varie patologie presenti, risulta difficilissimo far rispettare le norme anti-Covid. Sicuramente sì, noi ci occupiamo di una riabilitazione neuromotoria e neuropsichica, quindi diciamo tutte le persone che stanno ricoverate qua dentro nell'istituto, nel nostro istituto, sono delle persone disabili, hanno problemi di natura neuropsichica e neuromotoria, quindi con grande difficoltà, e a questo punto mi preme anche sottolineare lo spirito di dedizione di tutti i nostri dipendenti, i quali giustamente proprio in questo periodo così importante dal punto di vista sanitario per la pandemia, hanno collaborato al massimo con noi, con le loro difficoltà ovviamente che si possono diciamo, riscontrare anche nell'ambito loro familiare. Oggi tutti gli ospiti del CARSIC sono negativi, ma in un recente passato quasi la metà dei pazienti è risultata contagiata. I positivi hanno superato la fase critica della patologia grazie anche alla professionalità del personale, che ha sempre lavorato con spirito di sacrificio e senso del dovere. Allora sì, noi purtroppo c'è stato un periodo clou, diciamo, per cui siamo arrivati a 46-47 casi di Covid positivi che abbiamo gestito in totale autonomia facendo dei tamponi rapidi messi a disposizione dalla nostra amministrazione. Abbiamo risolto i problemi con delle terapie con i nostri colleghi medici di reparto e attualmente in questo preciso momento siamo tutti Covid negativi, quindi tutti i pazienti che hanno avuto il Covid non hanno avuto alcun tipo di ripercussione.